Colpaccio del Francavilla che al Vallanzuca piega 2-1 il Paterno con le reti che vengono siglate tutte nella ripresa. Era partita bene la squadra di Iodice che per buona parte della prima frazione ha tenuto il pallino del gioco al cospetto di un Francavilla che si è difeso bene ma sempre pronto a colpire di rimessa. Francavilla di Francia rientra dalla squalifica mentre manca ancora Di Sabatino appiedato dal giudice sportivo per ben 10 giornate e il Paterno invece out lo squalificato Gabrielli. Prima del calcio d'inizio ho osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Luciano D'Aversa, massaggiatore professionista in forza a Francavilla negli anni d'oro del presidente Luciani. Al 13° il Paterno va alla conclusione con Kras, il suo shot da fuori bloccato da Spacca. Al 18° ancora Marsicani alla distanza, questa volta con Catalli, ottimo l'intervento dell'estremo giallorosso che respinge. Al 22° si fa sotto il Francavilla con Galli che mette in mezzo per Nardone, la sua conclusione è prontamente bloccata da Di Girolamo. Al 36° ancora Francavilla in avanti con D'Alonso che scampia con Milizia e dal vertice destro dell'area manda a lato. Parte col botto la ripresa, al 7° il Francavilla passa in vantaggio con una punizione battuta centralmente dal limite d'Arega che insacca l'angolino alla destra di Di Girolamo. Non tarda ad arrivare la reazione del Paterno che pareggia 3 minuti più tardi con Carosone che finalizza al meglio un'azione offensiva dei suoi e con un diagonale batte Spacca. Al 16° percussione di Di Giovanni per via centrale che lambisce il palo. 2 minuti più tardi viene espulso Catalli con un rosso diretto dopo un bruttissimo intervento su Rega. Al 32° protestano gli ospiti per un presunto colpo a gioco fermo di Spinello già ammonito su Iaboni. Al 43° Francavilla nuovamente e definitivamente in vantaggio con Spacca che sbroglia su un insidioso angolo dei marsicani, sulla ripartenza Rega scambia con Nardone ed appoggia in rete. 3 punti importantissimi per il Francavilla che si avvicinano ulteriormente verso la sospirata salvezza con tutta la squadra che va a festeggiare sotto la curva. Fabio Iodice, buon primo tempo del Paterno che poi magari ha pagato lo scotto della partenza fulminea del Francavilla nella ripresa alla quale la sua squadra ha saputo reagire e dell'episodio dell'espulsione. Ma credo che la partita sia stata rovinata dall'arbitro, quindi non... Credo che il Paterno, finché non c'è stata l'espulsione, stava facendo la partita. Quindi non, poi dopo l'arbitro ha deciso di dominare la partita e loro decidono. Ma sì, noi stavamo facendo bene contro Francavilla, che è una buona squadra, però chiaramente poi dopo al 15° secondo tempo, ripeto, l'arbitro decide di dominare la partita, poi non... di chi vogliamo parlare? Che partita vogliamo parlare? Mister Fabio Montani, il Francavilla è più vicino alla salvezza dopo la vittoria di oggi. Sì, 3 punti pesantissimi che ci fanno sicuramente molto molto piacere, credo anche meritati, contro una squadra molto forte. E voglio fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati eccezionali anche oggi, facendo una partita di spessore e di alto livello. Noi, il nostro motto nello spogliatoio è partita dopo partita. Oggi abbiamo vinto questa, era una tappa importante. Le partite si accorciano, ne mancano 6, ora ci godiamo questa vittoria e poi martedì ci mettiamo al lavoro per la prossima partita.